società si basa rispetto alla qualità, chiaramente del presidente, di chi la dirige, ma soprattutto da chi la fa andare avanti sul quotidiano, che sono gli addetti ai lavori e gli allenatori. C'è grande sensibilità in Italia per migliorare la competenza e la capacità degli allenatori. Quindi tutte le società, questo è un pantano che è naturale nel nostro sistema, si informano quali sono le società che hanno i progetti migliori o quanto costano. Alcuni sono inavvicinabili, il nostro è avvicinabile dal punto di vista del prezzo, e addirittura quest'anno lo cambieremo offrendo solo servizi rivolti agli allenatori, quindi non andando a toccare le tasche della società in maniera importante. Quindi l'obiettivo è quello di avere ancora nei prossimi anni un incremento del 30-40% per superare le 35 società l'anno prossimo. Se vi dico la verità, abbiamo 50 richieste oggi di nuove affiliazioni. Volessi fare il fenomeno, dico io ne facciamo 80, però siamo molto attenti, perché se questa club lo ritengo di qualità, la città è tanto, non possiamo avere società che non sono di qualità. Quindi chi ha i requisiti per fare un progetto di qualità. Il mio più importante strumento di comunicazione che ho è la società stessa. Quindi se io sbaglio in un territorio, in una provincia, non avrò altre opportunità di sviluppo. Quindi oggi preferisco avere 30 società in meno, ma avere 30 società che parlano di me in maniera positiva nel territorio. E questa è la promessa che io ho fatto al mio presidente il giorno che ho firmato l'accordo con lui, dicendo parleremo del Parma con qualità in tutte le province d'Italia nei prossimi 5 anni. Poi vi voglio parlare dell'estero, ma lì siamo vicini, la prossima ci divertiamo. Faremo una conferenza stampa a Miami, lo sanno già, no? No, con trasporto, navetta. Sulla nave da crociera, in partenza. Esatto. No, io vi sinceramente vi ringrazio perché è la ciliegina sulla torta di tutto il progetto, quello che facciamo questo weekend. E poter far vedere che si è parlato di questo evento in diverse forme, in diversi modi, faremo, grazie al team di Maria Luisa, tutta la rassegna possibile, raccontare questa società che si è parlato di loro, per noi è veramente importante, quindi vi ringrazio veramente di essere stati qui ad ascoltare e soprattutto quello che scriveremo. Con un'ultima curiosità, ed è su tutti questi mini tornei, visto che si chiama Friendly, sono abitati da dirigenti? Sì, il mio sogno del Friendly te lo dico, poi lo faremo l'anno prossimo. Che lo facciano i ragazzi. Che sia autoarbitro, che il pubblico sia a bordo campo senza recinzione, e questo si potrà fare solo a Collecchio l'anno prossimo quando saremo pronti, quindi in un contesto, in un momento quando Collecchio non è più a disposizione, non serve più per la prima squadra e il settore giovanile, quindi avere tutti i 5 campi a disposizione con tutte le mie partite dove la gente si muove e roba. Questo è il concetto di Friendly. Attualmente lo facciamo arbitrare da giovani arbitri del territorio che rappresentano, sono molto più vicini ai bimbi che giocano che agli adulti, e quindi rappresentano qualcosa di positivo o propositivo. Il termine Friendly poi è dato soprattutto per le società, i dirigenti e gli allenatori. Saremo molto attenti ai comportamenti, a tutto, però lo sanno, se ci sarà un clima di festa, di divertimento. Non penso a cose strane. Grazie. Grazie.